È l'imposta più contestata del momento, una tariffa che nel passaggio da Tarsu a Tares ha raggiunto livelli insostenibili, soprattutto per commercianti e fasce deboli, e che registra un altissimo tasso di evasione. Da qui il piano di azioni predisposto dal Comune, siglato oggi con i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, che punta a ridurre del 10% la tariffa già dal 2014 e ad allargare la fascia degli aventi diritto alle agevolazioni. Una lotta senza quartiere alla evasione fiscale, per fare in modo che tutti i cittadini e tutte le utenze che ancora sfuggono alla tassazione contribuiscono invece per poter consentire a tutti gli altri cittadini di pagare di meno. Quindi questo, diciamo, è un impegno molto forte che abbiamo preso. Bisogna fare un combinato disposto, come diciamo noi, tra diminuzione dei costi e abbattimento attraverso la lotta all'evasione. Basta cominciare dal fatto che chi qualsiasi cosa chiede un cittadino poi deve presentare la cartella della tassa e basta risolverlo così il problema. Si parte dall'identificazione delle utenze sconosciute attraverso l'incrocio delle banche dati delle aziende di servizi, ma l'intesa con i sindacati prevede anche lo spostamento al 20 gennaio del termine per presentare la richiesta di riduzioni e lo slittamento di un mese per i pagamenti delle rate successive alla prima. Per consentire a tutti di avere più tempo, di recuperare spesso una mancanza di documentazione tipo i bollettini che non sono stati consegnati in tempo e per soprattutto presentare la domanda di detrazioni o di sgravi per quei cittadini che ne hanno diritto, perché il termine del 30 novembre era troppo ristretto e quindi si sposterà a fine gennaio. Voglio rassicurare anche su un'altra cosa: ci sono possibilità per le famiglie numerose di avere accesso a degli sconti per coloro che fanno il compostaggio domestico o il compostaggio condominiale, coloro che ci aiutano a recuperare i materiali con la raccolta differenziata. Ci sono una serie di sconti, di riduzioni che bisogna far conoscere. Avviata inoltre la semplificazione della modulistica ed una vasta campagna di comunicazione per fornire chiarimenti e informazioni sulle modalità di pagamento e di accesso alle agevolazioni. Saranno attivati sportelli informativi nelle municipalità e potenziata la sezione Tares sul sito www.comune.napoli.it. Qualsiasi dubbio, irregolarità o qualche altra o una duplicazione di un bollettino può essere richiesta online. Il contribuente se la può scaricare tranquillamente da una postazione di stampa e andare a fare comodamente il pagamento. L'obiettivo è per il 2014 arrivare ad una riduzione secca del costo del servizio e della tassa, attorno al 10-15%. Questo è il nostro obiettivo.